18 marzo 2018 Milano Francesca Lollobrigida, 27 anni. AP Francesca Lollobrigida, regina della Mass Start, lei la vincitrice della Coppa del Mondo 2017-2018 della Specialit. La 27enne romana, terza nella finale di Minsk, conquista i punti necessari per rimanere in vetta alla classifica, dove gi stazionava da inizio dicembre, e per trionfare dopo la seconda piazza della scorsa stagione. A completare il successo tricolore, archiviato anche il secondo posto di sabato dell'inseguimento a squadre maschile, Andrea Giovannini, Riccardo Bugari e Alessio Trentini, il medesimo piazzamento proprio nella Mass Start di Andrea Giovannini, in finale quinto. La gara, sul ghiaccio bielorusso, a precedere l'azzurra allo sprint, ci sono la giapponese Ayano Sato, 9 minuti 23 secondi 87 centesimi, e la canadese Ivani Blondin, 9 minuti 23 secondi 92 centesimi, poi seconda e terza nella generale. Le tre si involano, firmando la fuga giusta ed evitando un arrivo a ranghi compatti. La Viera, 9 minuti 24 secondi 52 centesimi, che precede la compagna Francesca Bettrone, quarta, staccata dal terzetto di testa, con 9 minuti 35 secondi 23 centesimi, e ottima quinta nella classifica finale, ottiene quanto le serve per guardare tutte dall'alto al basso nella graduatoria di Specialit. Un risultato figlio della sua regolarit. La pronipote dell'attrice Gina è stata terza ai Renvin, in Olanda, il 12 novembre, quinta a Calgary, in Canada, il 3 dicembre, prima a Salt Lake City, negli Stati Uniti, il 9 dicembre e, appunto, terza a Minsk, dove i punti in palio valevano una volta e mezza di quelli delle tappe normali. Il bilancio, in mezzo, per l'iridata su rotelle, anche lo scintillante titolo europeo di Colomna, in Russia, il 7 gennaio e la settima piazza, con quarto posto all'arrivo, all'Olimpiade di Pyeongchang, in Sud Corea, il 24 febbraio che, alla luce dell'andamento dell'intera stagione, a maggior ragione ora, non può non considerarsi un po' deludente. Come da lei stessa ammesso a caldo e nei giorni successivi alla gara. A Minsk, assenti la giapponese Takagi e la sudcoreana Kim Boreum, ai giochi oro e argento, l'olandese Schouten, di bronzo, non ha fatto meglio che nona. Iella Giovannini, Andrea Giovannini, vincitore della tappa di Calgary e argento continentale, manca il colpaccio di pochissimo. A precedere il 24enne finanziere trentino nella classifica finale, di soli 8 punti, 234 a 236, il belga Bart Swins, argento olimpico, che in Bielorussia lo precede al quarto posto, pur sconfitto nella volata conclusiva, grazie ai punti conquistati nei traguardi parziali. Sarebbe bastato invertire i piazzamenti e l'azzurro avrebbe trionfato alla pari della Lollobrigida.